Amici, oggi apriamo insieme 5 uova di Pasqua super strane comprate al supermercato. Vediamo che sorprese troviamo, ma prima sigla. Yolanda Ritz. Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un nuovissimo video, sempre uova di Pasqua. Non si sa quando pubblicherò questo video perché ne ho registrate una marea di uova di Pasqua, però sicuramente sarà uno degli ultimi che avrò fatto. Quindi basta cioccolata perché ne ho aperte veramente un'infinita pazzesca. E oggi apriamo appunto 5 uova di Pasqua strane trovate al supermercato. Prima però di elencarvi le uova e di vedere le sorprese, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella perché tutti i giorni trovate nuovi video alle 14:30 e ovviamente anche alle ore 18. Trovate in descrizione anche il link del mio sito ufficiale che si chiama www.yolandasweets.it, dove potete andare a vedere i miei slime. Direi quindi adesso di cominciare a vedere come sono queste uova. L'uovo più strano di tutti, ragazzi, è questo, comprato alla Coop. Alcune alla Coop e altre al supermercato dove vado sempre quando vengo qui da Daniele. Questo si chiama Mondo Allegro. Ho voluto prendere questo uovo perché è bello grande, che è di 400 grammi ed è fondente, così lo posso mangiare pure io. È fondente con tranquillità. Molto buono con sorpresa, ma sarà una sorpresa bello brutta. Sta marca non lo so. Due della stessa marca, ossia questa della Motta, è la prima volta che vedo le uova della Motta. Sempre la distinzione, leggete voi, così azzurro e rosa, come al solito. Sempre queste fantastiche sorprese, quasi sente una cosa gigantesca e pesante. E questi due che solo io ho l'abilità di comprare le uova di Pasqua al supermercato e di romperle durante il tragitto. Vedete un po' voi, questi di dolci preziosi, Pasqualino e Pasqualino. Uè uè! Mi sembrano di Napoli, non so perché. Sì, sto scherzando ovviamente, molto molto carini. Cioè da 150 grammi, questi senza glutine. Direi quindi di cominciare dall'uovo gigante di 400 grammi di questa marca Mondo Allegro. Mi ispira sì, tantissimo. Uovo e cioccolato fondente extra che io assaggerò perché sono troppo troppo curiosa. Anche la carta è simpatica, mi ispira allegria. Poi è veramente grande, molto molto grande. Il profumo di cioccolato fondente è veramente estremo, quindi si sente tantissimo. Non si sente niente. Sorpresa? Dov'è? Si sente? No. Spacchiamo, ovviamente piano come lo scorso video, perché altrimenti è un macello. Cosa abbiamo trovato? Oh, però, meno squishy! Ovviamente, non mi ricordo quanto l'ho pagato io questo uovo. Non poco, perché anche il cioccolato fondente pure costa, ragazzi. Assaggiamo un po'. È fondente per davvero. È anche abbastanza amaro. Quindi ci sta, ragazzi. Molto buono. Questo, mamma Silvia sarà felice. Ma la sorpresa lascia un po' a desiderare. Devo dirvi la verità. È uno di quegli squishy mochi. Ai bambini non penso piaccia il cioccolato fondente. Non so se a voi piace, fatemelo sapere. Diciamo che come sorpresa, un po' così. Mettete un braccialetto, una collanina, un portachiavi. Qualsiasi cosa, ma questi. Anche un fidget toy, ma diverso. Questo è un cagnolino. Carino, ovviamente, ma squishy, moci così, la testolina, blim blim blim, diamo sempre i voti, ovviamente, il mio voto, cioccolato ovviamente 10 perché è davvero molto buono, packaging è tutto 10, ma la sorpresina io do un 4, perché anche se è abbastanza carina, monocolore, così un po', un 4. Procediamo adesso con le uova già rotte. Che purtroppo già sono rotte, solo io ho l'abilità di rompere le uova durante il tragitto in macchina. Vedi un po' come sono brava. Uè, partiamo con Pasqualina! Pasqualina? Ciao, sono Pasqualino, uè uè! Allora, bimba, sempre questa distinzione. Uovo di Pasqua senza glutine. Questo quant'è? 150. Quindi non è, cioè, diciamo, è piccolino, carino, ciccino. E procediamo. Ah, ma qua già è rotto. Anche io ho l'abilità di rompere le buste delle uova. Senso, diciamo che questo è un uovo che non costa tanto, anzi costa anche relativamente poco come uovo. E il cioccolato è così, oramai diciamo che conosciamo, siamo comunque l'uovo, cioè la cioccolata di queste marche. Ma la sorpresa mi ha scioccato perché abbiamo trovato i Pupsi Sticker. Diciamo che in dolci preziosi più o meno le sappiamo già le sorprese. Dolce Prezioso non spicca molto per le sorprese carine. Nelle patatine sono molto belle.
mentre nelle uova, gne, così così. Abbiamo trovato gli sticker, che dai, alla fine per il prezzo ci può pure stare, dei Pupsi Surprise. E sono tutti questi, vi ricordate pure Dolci Preziosi, le sorprese delle LOL? Beh, più o meno siamo lì. Tutti gli sticker, è lunghissima però, devo dire, la fascia è lunghissima e sono molto carine comunque da attaccare vicino ai quadernini, vicino ai diari. Dai, alla fine ci sta come sorpresa. Non me l'aspettavo, forse ho preferito più gli sticker che il cagnolino di prima. Raga, questo è proprio tutto rotto. E qua tenim a Pasqualino, wewe. Molto molto bellino, Pasqualino. Ma di che cosa stiamo parlando? Che roba è? Ovviamente ho già trovato la sorpresa perché l'uovo era rotto. Ma voto 10 per questa sorpresa, già a prescindere. Non so cosa sia, ma è carino. Penso sia qualcosa da montare. Sì, ma io non so sbatti di andare a montarlo, però. Mi scoccio, ragazzi, di montare. Comunque sì, penso... Oh, mammina, perdo pezzi. Non so cosa sia. Ah, sì, ho... Ma sono i cosi, come si chiamano quelli, quelli che volano? Gli aeroplanini? Non mi ricordo. Vabbè, comunque devo andare a montare questo. È una sorpresa che si monta. Molto simpatico, sicuramente. Non me l'aspettavo, credevo ci fossero anche qui tipo degli sticker un po' più così. Mentre abbiamo trovato una sorpresina addirittura che si monta. Sì, comunque penso sia qualcosa, qui c'è anche una manina. Dai, ci sto tantissimo, non me l'aspettavo. Sono sorpresa, positivamente però, eh. Adesso procediamo con le due uova della Motta. Apriamo prima questo qua. Anche questa è Pasqualina, no? Come la chiamiamo questa bimba? Non lo so. Procediamo con questo, penso anche questo di 150 grammi, quindi non è grande, è piccolino. Però la carta è carina, dai, è invitante, è da comprare. Vediamo un po' la sorpresa, se è più carina questa o quella della Dolci Preziosi. Uovo, spacchiamolo, e non ci riuscirò mai, eccolo qui, spaccato. Dolci Preziosi, decisamente Dolci Preziosi, sorpresa molto molto più carina. No, io sti bracciali così, ve lo dico, non li tollero. Non mi piacciono, assolutamente non li tollero. Bodig, no. Carino, ovviamente per un bimb asterisco, molto molto carino perché ci può anche stare come regalino che va in giro a Pasqua con sto braccialettino, ed è un braccialettino di una sirenetta, però ovviamente io prediligo e preferisco altre tipologie di sorprese, anche se è una sirena super cute e super kawaii. E forse è anche meglio delle altre cose che abbiamo trovato. Dai! Ci sta, ci sta. Non mi aspettavo niente di particolarmente entusiasmante ed infatti non avevo pretese. Adesso procediamo con l'ultimo. Raga, qui si sente qualche cosa e penso sia tipo una pallina. Non so perché ho questo presentimento strano. Suppongo sia proprio una pallina. Anche qui fantastiche sorprese. Qua pur sta il nostro Ettorino, lo chiamiamo così, Ettora Ettore. E la carta anche molto molto carina. A te devo dire, questa Pasqua si sono sbizzarriti tutti, con le carte belline. Eccoci qua, sempre cioccolato al latte. Una palla, ragazzi, sta qua dentro. Da 1 a 10 quanto scommettiamo? No, ho perso, ho sbagliato. Ah, ok. Dai, ma io voglio capire perché nelle uova queste, dove vengono denominati per bambino, escono sorprese sempre molto più carine. O almeno io preferisco queste. Chi lo sa perché. Va bene, abbiamo una macchinina, un city bus, quindi è come se fosse uno scuolabus per i bimbi. Vediamo un pochettino. Carina, carina, plasticosissima, ovviamente. Ma da un uovo di... quanto l'ho pagato questo? 4 euro. Non mi ricordo neanche se ho pagato 4 euro, 5 euro, boh, ma ovviamente 150 grammi, che pretendi? Questa è la macchinina, lo scuolabus che abbiamo trovato. Raga, nelle uova dell'Eurospin ho trovato sorprese molto più carine, devo dirvi la verità. Anche se non mi lamento perché alla fine sorprese abbastanza decenti, soprattutto diciamo nell'uovo... di Pasqualino, che abbiamo trovato quel pupazzetto che si monta, che non ho ancora capito. Comunque le sorprese sono tutte queste. Per aver pagato poco le uova, alla fine ci sta, dai ragazzi. Ok amici, allora grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video.
Ciao ciao!